Ben ritrovati sul canale Silvano il pescivendolo che cucina per una nuova ricetta. Oggi prepareremo una ricetta facile e veloce che ho trovato sulla rivista del supermercato dove lavoro. Si tratta dei spiedini di salmone profumati al miele e zenzero. Vediamo gli ingredienti. Per questa ricetta per due porzioni ci servono 400 g di filetto di salmone spellato e spinato, una zucchina, 2 lime, mezzo limone, un cucchiaio di miele, un pezzo di zenzero, semi di sesamo tostato, dei chicchi di melagrana per decorare, olio extravergine d'oliva, sale e pepe, quanto basta! Vi ricordo che trovate tutti gli ingredienti in dettaglio in fondo a questo video. Iniziamo! Prepariamo la marinatura emulsionando il succo di lime, quello del limone, il miele, il sale, il pepe e lo zenzero grattugiato. Sciogliamo bene il miele. Tagliamo a cubetti il salmone. E lo mettiamo nella marinatura. Mescolando bene finché tutto il salmone sarà ben condito. Copriamo con della pellicola e conserviamo in frigo per un'ora. Tolto dal frigo, prepariamo gli spiedini, alternando salmone sgocciolato alle rondelle di zucchina. Possiamo cuocere al forno o in padella antiaderente con un filo d'olio. Noi abbiamo scelto la padella. Finché i cubetti di salmone non saranno ben dorati su tutti i lati. Un proverbio yiddish dice: dove c'è fumo potrebbe esserci del salmone affumicato. Tento una spiegazione. I segni, cioè l'odore e le tracce di qualcosa, ne preannunciano la presenza. Se vi piace questo video mettete un mi piace, condividete, iscrivetevi al canale e fate qualche commento. Serviamo con semi di sesamo tostati, spicchi di lime e, per decorare, chicchi di melagrana. Ecco pronti i nostri spiedini di salmone profumati al miele e zenzero. Un piatto veloce e facile da preparare. Buon appetito!